Buongiorno a tutti dal mio Instapaccio, siamo qui a editare questo nuovo video. Parliamo di Milan-Genova, finalmente si gioca. Decisione presa nei giorni scorsi, si giocheranno tutte le partite per un mese, per tutto il mese di marzo almeno si giocheranno a porte chiuse. Decisione un po' giusta. Per me è giusta la decisione di giocare a porte chiuse se si vuole giocare a meno. Per me è giusto giocare a porte chiuse per evitare affollamento di persone negli stadi. Soprattutto che siano partite dal nord che è partito tutto. Quindi, domani si gioca come formazione. Ancora non ho visto le probabili formazioni che andremo a cercarle adesso. Spero che ha recuperato Donnarumma perché dopo che ho fatto il video per partire di Milan Juventus che poi è stata rinviata è uscita la notizia che non era stato convocato Donnarumma perché non aveva recuperato dall'infortunio. Ora vediamo cosa dicono le probabili formazioni. Soltanto sto leggendo da tutto il mercato web. Allora, tutto il mercato web. Donnarumma non ha recuperato. Donnarumma non ha recuperato. Allora, le formazioni dovrebbero. Vediamo se riesco a prendere le formazioni. Questo computer si sta proprio in questo momento bloccando. Allora, le formazioni sono Begovic, Conti, Kier, Romagnoli, Hernandez, Kessié, Benacer, Castillejo, poi abbiamo Çalhanoğlu, Rebic e Ibrahimovic. Invece per quanto riguarda il Genova, gioca Perin, Bilaschi, Soumahoro, Mosello, Ankersen, Cassata, Sione, Berami, Criscito, Pandev e Sanabria. Questi sono i titolari. Per quanto riguarda la panchina, non so se riesco a trovare la panchina. No, qua non c'è la panchina. Comunque, ci interessano di più i titolari. Cosa pensi di Milan Genoa? Milan Genova per me, il Milan può fare il risultato sperando che per ora i problemi societari, l'incenziamento di Boban non influisce la mentalità della squadra. La squadra per me deve fare una partita senza pensare a quello che sta succedendo dentro casa Milan. Devono pensare al risultato sportivo e giocare per i tifosi, non deve giocare assolutamente per la società, la squadra. Se pensa di giocare per i tifosi, per me Milan farà una bella partita domani. E sono convinto che sarà così, perché con uno in squadra come Ibrahimovic dà quella mentalità che farà. Sicuramente sarà di supporto per la squadra per la partita di domani. Sono ottimista. Per me dovrebbe portare a casa i risultati miei. Il Genoa ovviamente darà il filo da torcere a Milan perché non è ultima, però è terzo ultima, se non sbaglio, si sta giocando la salvezza è una partita che di recupero, quindi darà tutto per portare a casa un risultato positivo il Genoa. Vediamo cosa ti aspetterà.
comunque speriamo che si risolva in Italia tutta questa situazione del coronavirus, che sta mettendo in difficoltà molte persone e molte aziende lavorative. E nel bene e nel male, forza mia, ci vediamo dopo partire. La partita comunque dovrebbe essere domani alle 3 e dovrebbe essere trasmessa su DAZN, almeno io così ho capito. E vi invito a condividere, commentare, mettere like a questo video, iscrivetevi sulle pagine social, il mio Instapazzo di Facebook e Instagram, e soprattutto se volete seguirmi pure su TikTok, il mio Instapazzo Official, mi fa piacere. E ci vediamo, se penso lunedì per il post partita. Vediamo se riesco a farlo, magari pure domani, dopo il post partita, lo pubblicherò. Ma però il grande cucchiaio sarà lunedì per il post partita. Nel bene e nel male, forza mia. Ci vediamo alla prossima, dai.